Ciao! Nel video precedente abbiamo bocciato la pulizia del viso eseguita con l'ausilio del vapore e molte di voi avranno pensato, qualcuna mi ha pure scritto in merito. Allora, come aprire i pori su una pelle secca ad esempio? Oppure farà molto male? Saranno rimossi tutti i comedoni, tutte le impurità? Tutte domande lecite le vostre. Ora io vi spiego per bene qual è il mio approccio per predisporre la pelle alla rimozione profonda delle impurità. Vi racconto quindi il mio procedimento. Ecco, dopo un'accurata detersione del viso, la massaggio con un prodotto oleoso o cremoso che contenga però attivi sebosimili, ossia compatibili con il sebo, con il nostro grasso cutaneo. Grazie alle proprietà emollienti e al principio che grasso scioglie il grasso, la pelle attorno al foro sebaceo si ammorbidisce, diventando già così più elastica, quindi più predisposta. Segue poi l'esfoliazione leggera con degli acidi organici combinati a seconda del tipo di pelle da trattare. Combinati perché nel composto c'è un pool, una sinergia di acidi, all'interno della quale troviamo la parte esfoliante e la parte idratante, ricordate, importantissima, rappresentata da un particolare acido. Ad esempio, io per esfoliare uso molto l'acido salicilico e altri acidi della frutta che agiscono rompendo tutti quei legami che ci sono fra le cellule cornee in superficie. In questo modo viene molto facilitata la rimozione dei comedoni aperti o chiusi. Quindi in questo modo il vapore è stato sostituito completamente con un metodo che segue la fisiologia della pelle, le sue necessità, preoccupandoci di pulirla, sì, di rimuovere tutti i comedoni, ma senza aggredirla, indebolirla e soprattutto disidratarla. Perché adoro questo metodo, questo protocollo? Pensate che dopo questa pulizia del viso, chiamata così in modo semplicistico, vengono eliminati gli strati cornei della pelle, quelli più superficiali, favorendo il ricambio cellulare e anche la formazione di un nuovo strato corneo, appunto fatto da cellule ancora più unite l'un l'altra. Oltretutto, gli esfolianti organici regolarizzano l'attività della ghiandola sebacea e riducono anche l'ispessimento, ossia l'iperkeratosi in gergo, della pelle attorno al comedone. Il risultato è quello di una superficie cutanea più liscia, più luminosa, che rifletterà la luce in un modo più ordinato, più uniforme. Vuoi anche tu una pelle così? Allora chiama e prenota il tuo trattamento Una Nuova Pelle. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!